Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato alle novità editoriali, quindi alcuni dei libri che potremmo trovare in libreria nel mese di maggio. Quest'anno sono un po' in ritardo perché di solito io pubblico questo video proprio i primi giorni del mese, ma io non ho proprio avuto tempo questo mese di girare questo video. Ho avuto un sacco di cose da fare e quindi ragazzi vi chiedo scusa, ma sono in ritardo. Comunque ci sono un po' di libri che io sono riuscita a scovare, che mi sembrano carini, e li vediamo subito insieme. Io me li sono scritti come al solito. Il primo è La Roma nascosto del tè di Jamie Ford, edito da Garzanti. Questa è una storia d'amore. Ci sono due persone, un uomo e una donna, che nel 1909 lavorano a servizio in una casa nobiliare. E mentre preparano il tè per gli ospiti, ogni giorno entrano un pochino in confidenza, quindi nasce prima un'amicizia e poi nasce l'amore. Però il destino, che a volte può essere molto crudele, li divide, quindi sono costretti a separarsi. Sono passati 50 anni, lui non l'ha mai dimenticata e torna nei luoghi in cui questo amore ha preso vita, deciso con tutte le sue forze a ritrovarla. Chissà se ci riuscirà o no. Questo sicuramente è un libro per romantici perché è una storia d'amore, deve essere anche abbastanza profondo perché da quello che ho letto comunque credo sia fatto molto di silenzi, sospiri, emozioni, quindi insomma un libro profondo che però vi dico la verità mi attira abbastanza. Mi sembra una lettura estiva di quelle appunto un po' che fanno un po' sognare, non lo so, vi farò sicuramente la recensione se lo dovessi leggere. Ma andiamo avanti con il secondo libro, che è Il primo giorno della mia vita, di Paolo Genovese, edito da Einaudi. E questo devo dire che mi attira tantissimo, perché è la storia di quattro protagonisti che un giorno decidono di mettere fine alla loro vita. Proprio nel momento in cui stanno per fare il gesto, arriva uno sconosciuto che li convince ad aspettare 7 giorni, quindi a stringere un patto. In questi 7 giorni li proietterà nel futuro e mostrerà loro come reagiranno le persone intorno alla loro assenza, quindi amici e parenti, che cosa succederà, come reagiranno. E tra momenti drammatici, nostalgia, ma anche momenti comici, loro impareranno un sacco di cose. Alla fine di questi 7 giorni saranno liberi di decidere se vogliono compiere questo gesto, quindi andare avanti nella loro decisione, oppure fare un passo indietro. Questo mi sembra un libro molto particolare che devo dire mi attira tantissimo. Quindi sono quasi sicura che lo leggerò e farò ovviamente poi la recensione. Ma andiamo avanti. Il terzo libro è Il cielo sopra l'Everest di David Langerkrantz, spero si pronunci così, edito da Marsilio. Questo è ispirato ad una storia vera ed è un libro abbastanza avventuroso perché sono alcuni alpinisti che decidono di scalare le vette dell'Himalaya, calcolano male i tempi, il buio li sorprende, fa molto freddo, c'è una tempesta e loro devono in qualche modo cercare di sopravvivere e di salvarsi la vita. Ma in questi drammatici momenti fanno un po' i conti con quella che è stata la loro vita e si chiedono che cosa li ha spinti veramente a scalare le vette dell'Himalaya, quindi se è una questione di prova di coraggio, se vogliono riscattare qualche cosa, se è una questione di sfida, insomma ognuno fa le sue riflessioni e questo anche mi sembra abbastanza bello e avvincente, anche se mi fa un po' venire l'ansia l'idea di essere sulle montagne al buio quando fa freddo con una tempesta in atto, insomma è un libro un po' ansiogeno per me, sarebbe un po' ansiogeno, però mi sembra comunque avvincente. Il quarto libro è Punizione di Elizabeth George, edito da Longanesi. È un thriller, è la storia di un diacono che muore e la sua morte viene fatta passare per suicidio. Ma chi compie le indagini non crede tanto a questa ipotesi, vuole vederci chiaro, comincia a indagare e vengono fuori dei segreti. Persone che stavano intorno alla vita di questo diacono non sono così pulite come vogliono far sembrare, quindi insomma tra un'indagine e l'altra poi verrà fuori una sconcertante verità e vedremo anche questo com'è. Questo è un classico thriller e come tutti i thriller che si rispettino, io mi aspetto che sia assolutamente avvincente. Poi il prossimo libro è La Devota di Ursula
Zan, non so se la pronuncia giusta, ragazzi, ma voi ormai lo sapete perché mi conoscete, edito da Longanesi. Questo è un altro thriller, è molto interessante questo. Sono due donne con due vite completamente diverse. Una ha una vita molto tranquilla, piena di affetto, con un futuro radioso che l'aspetta, insomma, una classica vita in cui va tutto liscio, e invece l'altra donna ha una vita completamente diversa perché ha avuto un padre violento, ha un marito molto possessivo che in qualche modo vuole dominarla e non ha assolutamente davanti a sé delle prospettive future molto rosee. Poi il destino in qualche modo unisce queste donne, si ritrovano chiuse all'interno della stessa casa, quindi dovranno avvicinarsi, fare i conti con alcune cose e soprattutto uscire da lì. Anche questo è un thriller che viene definito thriller horror, quindi insomma mi sembra abbastanza interessante per quelli che sono i miei canoni. Andiamo avanti con il prossimo libro che è Il quaderno rosso. Questo è un giallo invece in cui una donna viene scossa dall'omicidio di due persone e sembra che sia coinvolta la sua figlia maggiore. Quindi cominciano le indagini e questa donna in qualche modo viene travolta da questa cosa. Questo credo che sia più non tanto un thriller, ma forse proprio un classico giallo poliziesco, insomma. Però volevo citarlo perché comunque mi sembrava che avesse degli elementi abbastanza avvincenti rispetto ad altri gialli che magari sono un pochino più piatti. Questo mi sembrava un po' più, non so, quando ho letto la recensione mi sembrava che ci fosse qualcosa di più. E l'ultimo libro è Così crudele è la fine, scritto da Mirko Zilai, edito da Longanesi. È ambientato a Roma, in una Roma un po' spettrale in un certo senso. C'è un killer che minaccia ovviamente la città, che minaccia di uccidere tantissime persone, e ci sono le indagini. Ma la cosa particolare è che questo libro viene descritto come un libro molto particolare, con una tensione narrativa molto elevata e con un finale indimenticabile, quindi insomma volevo citarvelo. Fatemi sapere nei commenti quali sono i libri che pensate di leggere a maggio, anche se non li ho citati, potete comunque scriverli sotto. Così magari mi date anche delle idee diverse. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a mettere un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.